tutto il mio corpo è abbandonato alla gravità, tranne la testa che è bella leggera. Come se fosse un palloncino che fluttua verso l'alto. Chi vuole può chiudere gli occhi e sentiamo questa verticale. Il respiro ci attraversa, entra dal naso e esce dalla bocca. Le mani sono appoggiate alle gambe, i gomiti pesanti. E immaginiamo questa linea che ci percorre e che cerchiamo di muovere facendo delle belle curve in tutte le direzioni. L'Associazione Culturale Area Area, che si occupa di danza contemporanea, tramite l'Associazione di Promozione Sociale Fare Tra, di cui faccio parte, abbiamo vinto un bando regionale e quindi abbiamo iniziato a proporre dei appuntamenti settimanali gratuiti a Udine per persone con Parkinson e non. Liberi di fluttuare. A Bassano del Grappa c'è questo progetto da anni che si chiama Dancewell. Nasce dalla sinergia fortunata di un festival molto importante di danza contemporanea e un centro d'eccellenza per la cura del Parkinson, che è Villa Margherita a Vicenza. E quindi da questo connubio si è poi attivato questo percorso. Ho portato il mio bagaglio di esperienze in Friuli, dove vivo. E mi sono guardata intorno, ho visto che questo non c'era, e questa proposta non c'era, ho chiamato l'associazione Parkinson, sezione Friuli Venezia Giulia, per capire se era un progetto che poteva avere un interesse, e ho visto che ce n'era e ho iniziato questa mia attività. E uno, due, 3, 4, mi allungo al massimo e torno, 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 torno e prendo il sole. Provo a alzare un pochino il ginocchio, pochino, se no tengo lì la punta, senza problemi. Ok. E vi ringrazio. Grazie a tutti. Bravissimi. Oggi ci troviamo nella sede della compagnia, lo studio, che è un centro di formazione, un centro coreografico, un centro di ricerca, dove la compagnia crea i suoi spettacoli e mette in atto i suoi progetti. Oggi in particolare ospitiamo il corso di alta formazione con una maestra d'eccezione che si chiama Marta Ciappina ed è per noi un progetto molto importante che è ad oggi alla sua terza edizione. Ha la particolarità di essere l'unico corso di alta formazione per danzatori nella nostra regione, per cui è un percorso di eccellenza alla cui chiamata rispondono non solo i ragazzi e le ragazze della nostra regione, ma anzi diverse persone da tutta Italia. L'affastellamento dei pezzi, quindi è A, A, B, A, C, crea una tensione verso l'unisono. C'è la fase della deposizione dei segni.
comincio a togliere le entrate e uscite, non ci sono più entrate e uscite e mi accanisco solo sulle lettere. A un certo punto non ci sono più andamenti, ci sono solo lettere, cioè non ci sono più entrate e uscite. Il percorso di alta formazione non è solo messo in rete con le realtà del nostro territorio, ma anche con delle realtà nazionali, quindi l'alta formazione è connesso ad altri centri di alta formazione, Adriana Borriello e Roberto Zappalà, all'interno di una rete che si chiama Rete Giacimenti, e quello che noi cerchiamo di fare è scoprire nel terreno dell'arte i giovani artisti. I talloni raggiungono gli ischi. Le mani camminano sul pavimento. Le scapole si avvicinano l'una con l'altra, aprendo così il torace verso l'alto. I polpastrelli si toccano. I polsi raggiungono gli occhi e le dita si distendono. Le braccia combinano la corona, le ginocchia si estendono, fa vedere la pressione. La mano sinistra raggiunge in questo momento nella sede della compagnia Area Area. Io sono qui perché sono stata invitata a condurre alcune classi del corso di alta formazione organizzato dalla compagnia stessa. Il corso di alta formazione è composto da professionisti, attori, danzatori, performer che hanno provenienze geografiche molto diverse e anche appunto profili formativi molto diversi, quindi il panorama con cui sto lavorando è estremamente mosso, variegato, pirotecnico, e credo che questo sia assolutamente una virtù all'interno di un gruppo di lavoro. Quello che stiamo cercando è di creare dei rifugi, degli asili che accolgano delle conversazioni, dei dialoghi, delle chiacchierate intorno al corpo, alle sfide del corpo, allo statuto del corpo, alla relazione fra il corpo e l'inventiva. C'è una lentezza, una pace nel pensiero, anche dietro al più scattoso dei movimenti o al più serrato dei ritmi. C'è una calma nel coraggio di entrare e non fare nulla, nello stare di spalle, nel colare negli occhi di qualcuno e lasciando che qualcuno coli nei propri. Danzare le proprie sventure, le proprie crepe, le proprie macerie. Trasformare le macerie in risorsa. Trasparenza. Lasciare emergere tutto senza nascondere niente. Aprire per lasciare accadere. Il sorriso illumina. I piedi non inciampano, ma vibrano. Il corpo è una tematica ricorrente nei lavori che sto facendo e avendo lavorato anche con dei bambini, così mi sembra interessante notare queste differenze di velocità, di equilibri, di mettersi in gioco, perché i bambini proprio si buttano e sono veloci. Qua invece c'è molta più attenzione, molta più calma, però allo stesso tempo molta più cura dei dettagli. Vedo che i movimenti che ci fanno fare sono molto articolati e fanno bene, oltre al fisico, fanno bene anche perché c'è uno sfogo mentale fra di noi. È una cosa
che viene proprio dall'ambiente, delle persone, l'energia che si crea tutti assieme. Questo io lo trovo veramente un toccasana per il nostro fisico, cioè un'ora dove tu riesci a connettere la mente e il corpo senza avere altre distrazioni.